Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Fallout New Vegas Ultimate Edition. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata in cui vi mostrerò un piccolo glitch. Allora, siamo qui ai Gunrunner e chi gioca abbastanza questo gioco sa che in questo posto ci sono molte armi interessanti ma con un costo abbastanza elevato. Io ho 23.000 tappi. Tutti fatti normalmente, senza cheat, senza glitch, 23.000 tappi, così. Potrei comprarmi una sola cosa, ma oggi vi mostro due cose in particolare. La prima è come farmare un pochino di soldi, mentre la seconda è come averne infiniti, ovvero oggi attueremo il glitch dei tappi infiniti. Allora, per prima cosa, cerchiamoci un'arma bella, direi di utilizzare l'oro fucile. Dobbiamo entrare qui ai Gunrunner. Per chi gioca sa che c'è anche una missione in cui dovremmo infiltrarci, ma io l'ho già fatta. Non dobbiamo entrare dentro, cioè potremmo, ma è inutile farlo. Basta andare ad uccidere tutti i soldati. Vedete perché è bello l'olo fucile? Fa danno ad impatto e fa danno continuo. Una delle migliori armi ad energia che ci sono, sinceramente. Allora, partiamo subito col fucile e gli rubiamo anche l'armatura da combattimento, oltre che i tappi e le munizioni, che non si buttano mai via, giustamente, no? Poi, ce ne sono solo due. Però il valore dell'armatura si aggira intorno ai 3.000. Sì, all'incirca quasi 4.000-5.000 circa. Se la mettiamo a posto, diventano quasi 4.000. L'elmo da combattimento, stessa cosa. Sono 700, no, 500. Mentre per le armi abbiamo 700, 300, facciamo 1.000. 1.200. Ora che abbiamo attaccato i Gunrunner, anche Isaac, ovvero il tipo che si mette solitamente lì a mettere a posto le cose, ci verrà contro, ma mi sa che se n'è già andato via. Il robottino qua, sì, infatti, se n'è già andato. Sì, è là in fondo, quindi non ci ha visto. Il robottino qua, il Vendotron, ha... Benvenuto, salve anche a lei. Ha 8.000 tappi di base. Quindi, vendegli il fucile da caccia, che sono 1.100, l'armatura, che sono 3.500, e l'elmetto, ci facciamo 5.000 tappi. Fate così ogni volta, però, per far respawnare le guardie, a prescindere poi, se il Vendotron non avesse abbastanza tappi, per esempio avete già comprato qualcosa o qualcosa del genere, basta aspettare 24 ore... e lui avrà di nuovo i tappi. Nel caso, poi non succedesse ancora, per esempio in questo caso non è successo perché magari ha bisogno di un caricamento, o aspettate altre 24 ore, o facciamo in modo che il tempo passino 3 giorni. Per fare questo, dobbiamo trovare un posto in cui dormire. Il posto più semplice in cui andare a dormire è all'Aki 38, giustamente, e dobbiamo aspettare 3 giorni. Ok, una volta che avremo dormito 3 volte, potremmo tornare ai Gunrunner e rifare questa cosa dei 5.000 tappi, ovvero uccidendo le guardie. Ma il nostro obiettivo è un altro.
Come vedete, le guardie sono tornate, mentre Isaac ancora no. Rifacciamo lo stesso procedimento. Quindi uccidiamo la prima guardia. Sono sempre due, non ce ne sono mai di più. Quella neanche se n'è accorta. Ah, bravo ED. Quindi rubiamo tutto quello che c'hanno. Quindi fucile da caccia 1200, armatura 4.4 ed elmetto 5.39. E abbiamo 6200 tappi. Una volta che saremo arrivati alla soglia dei 30.000 tappi passati, possiamo iniziare a pensare ad attuare il glitch. Per fortuna Isaac non c'era, così non ho dovuto uccidere come ho già fatto. E torniamo sulla strip. Per meglio dire, andiamo al VTOPS. Una volta arrivati al VTOPS, dovremmo andare qui a questo bancone, che è quello del cassiere. Ma prima di fare questo, io vi do un consiglio. Fate un salvataggio sia prima che dopo che avrete fatto questi passaggi. Salviamo. Ora che abbiamo salvato, andiamo dalla tipa. È lui che ha ucciso Caesar. Con calma, però. Benvenuto a The Tops. E gli chiediamo di scambiare i nostri tappi con i chip. Quanti? Dobbiamo scambiare tutti, e dico tutti, i tappi che abbiamo con i chip. Ecco. Come vedete, siamo arrivati a non avere più un tappo. No, non puoi fare nient'altro per ora, dolcezza. Dobbiamo far finire tutta le scritte verdi, che finiscano di dire tutti i messaggi, e poi potremo attuare il tutto. Ok, sono finite tutte le scritte. Facciamo un secondo salvataggio, sempre per sicurezza, ed entriamo dentro il Pip-Boy. Oggetti vario, chip del VTOPS. Come vedete, ho 100 del Gomorra e 35.391 del VTOPS. Ora guardate, dovete fare elimina, ovvero li buttiamo per terra tutti quanti, e se il glitch ha funzionato avremo questa chip con un numero negativo, meno 30.145. La prendiamo, rientriamo, e come vedete non c'è, ma vi assicuro che c'è, cioè è invisibile nell'inventario, e c'è. Parliamo con la tipa. Vorrei consegnare i miei chip. Prendo la mia paga in tappi. Tappi, ok. Come vedete abbiamo guadagnato 30.145 tappi, ovvero tutti quelli negativi che avevamo, e questo lo possiamo fare all'infinito. Abbiamo già 60.000 tappi ora, a gratis, così, fatto con questo glitch semplicissimo. Come avete visto, ora abbiamo 300.000 tappi. E non solo, ogni volta che rientrerete qui al VTOPS. Benvenuto a The Tops. Anche se avrete finito il discorso con la tipo, uscirete, farete 1000 giri e poi tornerete qui, potrete sempre tornare da lei e vi darà 30.000 tappi a gratis. Certo, usare questi trucchetti per avere soldi così infiniti può essere qualcosa anche di un po' sbagliato, ma ogni tanto un piccolo trucchetto non fa mai male. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se questa guida vi è stata interessante o comunque anche utile,
Fatemelo pure sapere, signori, ci vediamo al prossimo episodio vero e proprio. Ciao a tutti!